domenica scorsa rientravano Giannini, Bertold, Feller e Salzano. Parma, informazione tipo unico assente Osio squalificato. Al primo minuto c'è una punizione di Aldair. Al quinto replicano gli ospiti, c'è un cross di Grun, puntuale Melli colpisce di testa, il tiro però è centrale. Al quattordicesimo punizione di Bertold ed è molto bravo Aldair a rubare il pallone e a tirare. Al ventisettesimo la prima grande occasione per i padroni di casa, c'è una punizione, Tempestilli a Giannini che sciupa questa palla gol. Subito dopo Parma in vantaggio, punizione, tira Minotti, c'è una deviazione, ma da queste immagini non si capisce chi ha mandato il pallone in rete. Il pareggio 5 minuti dopo, da Giannini, anche oggi tra i migliori, a Di Mauro che realizza al volo ed è il pareggio. Dopo i gol la partita diventa un po' più movimentata. Al quinto della ripresa Feller serve Salzano che tira debolmente. Al nono minuto